Giri la struttura, crea 5 secondi, ah, Yakuza 5, allora, su dove scuola chi ama? Questo qua. Andiamo a ubriachi, cosa succede qua? Non sai dove è Sky Finance? No. So che da qua, da qualche parte, ma letteralmente un metro di fianco. Vabbè. Sky Finance? Non ho mai sentito parlare. Ok, scusa. Vorrei essere di aiuto. Sta cercando questo nuovo cliente. È un po' tardi. È un po' tardi. Dica. Stai cercando per Sky Finance? Ah sì, salve. Sì. La conosci? Cioè, come lo sai? Ho sentito che... Cioè, ti ho sentito chiedere. Ho capito. Come un Kassan? Ah, Osak. Beh, sto cercando un posto chiamato Sky Finance. Sai dov'è? Sì, è da quella parte. Ah, era lì tutto il tempo. Ah, è stupido. Sì, tu stai guardando il proprietario. Eh? Il nome è Akiyama. Sono presidente di Sky Finance. Vuoi fare un prestito? Tu pezzo di merda! Quindi... Quindi... Aspetta, cosa? Sì, sono io, perché... Ciao, ciao. Ah. C'è un sacco di strozzini nell'area, qual è il problema? Senti, c'è tutto quanto a posto, è tutto quanto a posto con il comune. Non me ne frega una sega. Quindi? Ok, quindi se un competitor vuoi venire a buttarmi via, no? Beh, non ti devo preoccupare. Noi facciamo un'altra clientela. No, non interferiamo col tuo business. Beh, credo che tu stia prendendo il tuo tempo. Devo chiederti di andare via. Non vuoi creare un disturbo, no? Te ne pentirai, va bene. Ciao. Se non ti ascolti... Oddio mio. Ma che fare? Non si può mai stare tranquilli. Vedi, chiamo. Dobbiamo farci i cazzi nostri. È l'unico modo. Vabbè, ma non ha vita questo qua. Non ha vita. Non... Aveva una barretta lunga così. Che cosa ridicolo. Aspetta, mi metto a sotto carica il telefono. Ah. Puoi combattere? Dove hai imparato? Ti ho tirato 3 calci di numero. Grazie. Stiamo bene adesso? Sì. Oh, ok, salve. Ma sei un cretino? Aspetta, è il mio portafoglio. Aspetta un attimo. Mi voleva dare una ricompensa, ma l'ha presa nel culo. Vabbè, dai. Sì, sì. Ma... Oh. Picchialo, picchialo. Ma scusa, gli faccio le combo. Tiè. Ma scusa, ci stanno le combo. Non ha molto senso però le combo del... Non sbaglio Y. Che sì. Che sia lo stesso? Ah, non è lo stesso? Ma... Merda. Comunque mi piace che abbiano messo a posto i chase. Che cazzo. Vabbè, senti. Madonna, però è veramente tanto scattoso i comandi. Che cosa stupida. Vuoi farmi il drop? Posso fartelo? No, vabbè, senti, non posso farglielo. Qui c'è solo la vita. Permesso. Adesso non... Aspetta un secondo, Così posso fargli... È la madonna! C'è una cazzina speciale per il dropkick sulle scale! Ci picchiamo di nuovo? C'è una cazzina speciale per il dropkick sulle scale! Ecco, e quindi? Dai, non farmi correre! Vuoi essere che il preso calcio ancora? Scusa, è il suo istinto! Posso andare adesso, puoi dire cosa tu voglia, ecco. Meglio che non mi rubi il portafoglio di nuovo. No, non lo farò, sono stufo. Ma che cazzo è questo? Ma che non ce n'è uno di normale? Che palle. È sempre difficile andare in un'altra città. Non ha senso. Come si chiamava sta quest qua?
Fammi vedere, fammi vedere. Cioè sono proprio, sono curioso, guarda. New Kid on the Block. Va bene. Questa sciarpa fa talmente schifo che i nemici ti farai pena ai nemici. No, non voglio questa. È una cosa. Allora, tu lasciami perdere, vecchio. Fuori dalle palle. Prendi su quella sigaretta che hai buttato. Questa non è una Madonna, guarda incazzato nero. Questa non è una discarica. Tutti quanti usano questa strada. Vecchiaccio di merda. La strada è piena di merda, di schifo comunque. Perché devi rompere le palle a me? Ma questo che fa? Che mi sono problemi alla bocca? E se la strada è già sporca, va bene? Come ti sentiresti se buttassi la mia spazzatura dentro casa tua? Ehi, che cazzo succede qua? Ecco di qua, questo vecchiaccio non mi vuole lasciar perdere. Ah, sì? Sì, stavo solo dicendo di non buttare sigarette per strada. Ah, non ti vanti così tanto, eh? Vabbè, ti caghi addosso. Io so che... Ehi, vecchio, perché non ti scusi? Mamma mia, mettiti in ginocchio, forza! Hardcore thug, ma siete quattro idioti! Ma se ti inchini a noi, se sarà perdonato. Non siete manco Yakuza, siete solo teppisti. Non potete. Mostraci che hai imparato la lezione. E non ti romperemo le gambe, capito? Per chi mi avete preso? Se credete per un secondo che mi inchinerò a voi, non siete ancora più stupidi quanto sembrate. Non c'è niente da cui scusarmi. Se volete combattere, lo farò. Vuoi andare all'ospedale per la sigaretta? Yeah. Zitto! Sei tu quello che fa casino qua. Madonna mia! Potrebbe essere una buona idea. Eh? E voi altri che mi mandate in questo qua? Ok. Sei sicuri che vuoi comprare così con noi? Ti devo dire una cosa. Andate via e mi ritirerò anch'io. Ma se lo toccate con un dito avete a che fare con me. Chi sei tu? Solo un passante. È bello sentire uno che gli fa quello che no, sticky up for himself, cioè non so tradurlo, ragazzi. Beh, grazie. Sì, dai. Vabbè, prendo la bici. Ti faccio la itaccio? L'ho lisciato. Che palle. Però è difficile usarla la l'extreme hitbox di Akiyama. Comunque non è molto semplice. Vabbè, sei uno stupido. Ah, vedi, così si fa. Sicuramente si potrà continuare se ho più hit. Picchialo. Sicuramente devo tirare sull'hit sicuro. Oh, ma che cazzo è successo qua? Vai. Ma oh, a stronzo. Tiè. Ma non posso mandolinare questo qua, vabbè. Lui sì però. Vai. Che poi non credo sia fisicamente possibile una cosa del genere, però sti cazzi. Che cazzo? Chi diavolo siete? Vuoi menarti ancora? Andiamo via. Ehi, fermi. Mamma mia, questo qui ha proprio il palese la bocca. Prendi su. Mamma mia, questa sigaretta. Scusa, la prendo. È incazzato nero, ma nero proprio. E penso che mi ha dato una mano. Hai combattuto bene. Beh, potrei dire la stessa cosa. Sembra che te la potessi aver cavata anche senza di me. Beh, scusa se mi hai visto arrabbiato. Non posso sopportare questo comportamento inconsiderato. Double di... credo che...
Da dove tu dormi? Io sono Uyama. Sono inizialmente il Kushigatsu Daruma. Ah, ok, il maiale è lo spiedo. Beh, io sono Kiyama di Sky Finance. Ho appena messo su qua uno stabile sotto Tembori. Ok, quindi sono in contatto se mi serve una mano. Ok. No, menù. Ah, ok. Tutto quel casino lì era perché ti stavi sfogando su di lui? Beh, forse era un po' rompipalle del solito, ma lascia perdere. Ah. Comunque, ecco un token della mia gratitudine. No, zero jewel. Ma come un zero jewel? Cosa me ne faccio del zero jewel? Se non sbaglio, zero jewel è o da vendere oppure la roba per fare. Ma intanto mettiamo qualcosa qua. Questo no. Questo sarebbe carino. Come di will lower your hit gauge? Che sta cagata? Vabbè, invece facciamolo, comunque serve. E questo per forza. Allora, zero jewel, se non sbaglio, è quello del. Quello della roulette. Che palle. Allora, facciamo un'altra sotto questa. Andiamo qua nel ponte, vediamo un po' qual è il problema. Intanto ci picchiamo con questo qui, intanto. Dai, fatti sotto. Ah, ok, ho il dojo che lo. Posso mi. Posso farlo dopo un altro. Posso farlo dopo uno starter? Che cosa fica? Scusa, ma c'è un infinito, non ha senso. Se posso farlo dopo, devo impararmi quali sono gli starter di Aerial, gli starter di Akiyama. Perché non basta solo, cioè, non serve che premo Y e basta. C'è anche questo qui. No, guarda, 1, 2 e così. Beh, comunque, credo venga fuori rosso quando lo posso fare. E infatti, viene fuori l'aura lit rosso. Come l'ho detto poi? Poi. Aia, pezzo di merda. No, non ci siamo ben capiti. Questo sto capendo per bene cosa fare. Come si fa? Sto capendo per bene come si fa. Comunque Kiryu c'ha il super mega. C'ha il Kaioken Kiryu. Cosa succede qua? Se uno si vuole buttare di sotto, cosa succede? Ehi, amico, cosa stai facendo? No, provate a fermarmi! Devo occuparmi! Ovviamente non muori se cadi da lì. Cioè, se non sai nuotare. Veramente? Idiota, sta nella larga. Ma siete dei deficienti? Ma voi siete scemi, eh? Io sono il cattivo qua adesso. Ma questi sono degli idioti. Scusa per aver detto. Ok. No, vabbè, ma. Mi sembra uno stronzo adesso io. Scuso. Beh, perché ti vuoi occupare? Sono già in mezzo, meglio. Cioè, faccio prima ascoltarti. Avevo pochi soldi. Mi sono dato uno strozzino. Ma tu sei un idiota. Dovresti andare. Se dovessi essere andato da un avvocato prima. Yeah. Ha detto che se mi accoppero se vado da un avvocato. Non ci hai pensato bene, eh. Ah, il debito non è pure mio. Adesso sembra non sono pure occuparmi in maniera giusta, non so cosa fare. Deprimente. Ma sei fortunato, dopo tutto. Ci sono stato io a fermarti, che faccia di cazzo. Non ti ho mai introdotto, se no chi ama. Do i soldi per nome di Sky Finance. Cosa? Sei uno strozzino anche te? No, ho capito. Sembri tutto amichevole.
Però mi fai. Mi succhi proprio i soldi fuori. Beh, beh, beh. Ascoltami un attimo. I sostegni io sono un po' diversi. Io sono in una condizione, devi passare un test. Un test? Sì. Se passi, ti dai un. Cioè, sarai qualificato per un prestito. Nessun interesse. Nessun limite, nessun interesse. Com'è possibile? Ma lascia che mi preoccupi di questa cosa. Quindi cosa dici? Vuoi fare il mio test? Sì. Sì, per favore. Ok. Il tuo test è semplice. Vai. Vai dallo strozzino che mi sei andato e digli che vai da un avvocato. Ma non posso. Te l'ho detto. Se lo faccio. Se glielo dico mi accoppano. Perché mi fai fare una cosa del genere? Puoi lamentarti quanto ti pare, ma è quello il mio test. Fai farlo tu. Sì, lo puoi fare o no? Ma senti, non stavi facendo un buon lavoro. Stavi pure. Ma stavi. Ma stavi per accopparti, no? Ok. Adesso è l'ultima chance, lo sai, no? Ah, chiama, io. Ok, ho capito. Lo farò. Bene. Non perdiamo tempo. Dov'è il loro ufficio? Sono questo Confucio. Bene. Vai allora, non preoccupare, io sono con te tutto il tempo. Se ti accoppano, verrò io al funerale. Grazie. Come grazie? Ma come grazie? Ma che cazzo dici? Lo farà sul serio? Ho detto che il prestitomane è questo Fucio, meglio quando vedere. Aspetta, c'è una cosa importante prima. Ruba. Aspetta, ma questo Fucio non è tipo qua vicino. No, ma items. Ma West, cioè, non è tipo West. Ah, è qua, è questo qua, è vicino. Vabbè, che palle, però. West Confucio è questo. Ok, e adesso mai più. Spero che non mi ammazzino. Guarda, c'è un tizio sospetto lì. No, voglio vivere. Vivrò. Eccomi, ah! Beh, voglio vedere come va a finire. Questo retardo. Ah, incazzato nero. Questo è morto, raga. È da un po' che non entriamo fuori. Meglio che vado a vedere. Ah, uno che si vuole picchiare quello lì. Beh, non è un mio problema. No, 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 entra. Devo entrare a vedere? Ma vai dentro. Cosa dobbiamo fare se no? Siamo lì a cazzeggiare. È stato menato malissimo. Proprio stock. Quindi, capisci? Vogliamo essere amici con te, Sasamoto-kun. Quando parli di un avvocato fai male i nostri sentimenti. Hai capito, testa di merda? Sì, ho capito. Oh, bene. Ci stiamo d'accordo allora? Fantastico. No. Ok, mi ripiglierò la vita. No, va bene. Vuoi ammazzarmi? Fallo. Bastardo. Ben detto. Non mi aspettavo. Ehi. Stupidi. Chi ha lasciato la porta aperta? E chi cazzo sei tu? Siamo in un meeting, quindi. Vuoi tornare un'altra parte? Un'altra volta? Ah, io sono. Oppure che non posso farlo. È il mio cliente quello. Sarò senza lavoro se mi muore, quindi vorrei essere che lo lasciate andare. Cliente? Aspetta. Tieno che l'hai fatto tu. E, cioè, l'hai obbligato tu a fare sta roba, è stata una grande rottura, lo sai. Avrei voluto che non lo incoraggiavi. Ah. Il tuo personale è TM, eh? Fammi chiedere una cosa, perché sei in questo business? Che domanda stupida è quella? E i soldi? Insieme a te? Io odio questo tipo di business. Ok. È per quello che faccio quello che faccio. Che nobiltà. Non me ne frega un cazzo dei tuoi sogni di merda. Vabbè. Ma uomini minacciosi dove, quando, come e perché?
Subito questo qua davanti. Prendo la sedia. Tiralo. Prendi la sedia. Fanculo, va. Così tiriamo solo anche weapon. Ah, perché per chiamare weapon skill non so quanto possono servire. Però. Però uno si prova. Che casino, però. Cioè, non si può vivere mezzo secondo. Ma vuoi morire o no? Y. Ma c'è rimasto uno spiglino di vita. Per forza. Dai, di tanto. Vabbè, magari anche no. Guarda, basta che tu non mi attacchi tu dietro. Vai così. No, ma non posso buttare. Dai. E io voglio farti l'erco. Ah, brutto idiota. Cretino. Quella poltrona che stava ballando così. Comunque la stessa action di Kiryu. Para. Stai bene? La chiama? Quindi come ti senti? Ero scontato. Pensavo di morire. Beh, non sono sorpreso. Hai fatto bene però. Hai pensato il mio test. Ce l'ho fatta. Sì, uomo, ce l'hai fatta. Devi stare tranquillo però. Non è possibile. Come now loading? Ho consultato un avvocato. Mi hanno tirato fuori da quei tizi. Da adesso sono tuo cliente. Grazie mille. Sono contento di aiutare. Certo, è ancora una montagna di debiti. Dovrai lavorare. Beh sì, certo. Accetti questo token della mia gratitudine. Beh, vabbè, grazie. Persona strana. Beh, sarà bene, credo. Vai. Ma cos'è che mi ha dato? Che cazzo è sta roba? Vabbè, mi dà uno di difesa. Però voglio, adesso voglio menarmi con uno a caso. Perché c'è, ho pochi exp. Ma 250, dai, un volontario. Ok, allora io devo fare questo per forza. Per forza, avere il triplo kick. Ok ragazzi, per questo momento Yang 5 abbiamo concluso. Ci vediamo al prossimo video con la gente che si bugga malissimo.